ciao, ciao, prego. Quest'anno l'obiettivo era imparare ad andare in bicicletta ed Alessandro, 15 anni, il prossimo settembre ce l'ha fatta. Parla avanti! Tieni dritta sta bicicletta! Più che mettere un piede dopo l'altro per far girare le ruote, la sua conquista è l'autonomia. Da adesso in poi, sempre più, Alessandro potrà uscire per Gubbio, la sua città. Una macchina non la potrà mai guidare. Quando aveva 6 anni, i medici gli hanno diagnosticato la sindrome dell'X fragile, quella di Forrest Gump. Ma lei è pazzo o semplicemente stupido? Ed Alessandro, come il personaggio interpretato da Tom Hanks, non è né pazzo né stupido. Stupido è chi lo stupido fa, signor Blue. Vangelo. Allora, il mondo di Alessandro, partiamo da qui. Ale è un bambino estremamente impegnato. Insieme agli operatori, uno dei servizi gratuiti messi a disposizione dal comune di Gubbio, Ale va in piscina, va a cavallo e fa ipoterapia, va in biblioteca e gioca alla PlayStation. Ogni giorno scopre il mondo un po' di più. La sindrome dell'X fragile è la forma più comune di ritardo mentale ereditario di origine genetica. Un gene sulla cromosoma X ha una mutazione che viene trasmessa dalla mamma, per esempio, al figlio. È quella mutazione che non avrebbe dovuto mai esistere a sconvolgere la vita di tutta una famiglia e non sempre si è pronti ad affrontarla. L'accettazione del fatto di avere un bambino con problemi e soprattutto il senso di colpa che ti accompagna, perché il fatto di essere tu portatrice della sindrome e il fatto che poi hai fatto nascere un bambino con difficoltà. Ma chi ne soffre non è poi così fragile. Sono bambini affettuosi e timidi che evitano di guardarti dritto negli occhi, amano la routine e sono molto suscettibili allo stress. Nei casi migliori occorrono 5 anni per fare la diagnosi. La sindrome X fragile in genere viene sospettata quando un bambino ancora non parla, per esempio, a 1 anno e mezzo. In genere sono dei bambini che hanno un tono muscolare ridotto, per cui camminano più tardi dell'anno che è in genere l'epoca normale. La loro aspettativa di vita è normale, possono andare a scuola e anche lavorare. Ale frequenta il primo superiore e da sempre i pomeriggi pieni. È un bambino che difficilmente si apre agli sconosciuti, ma nel momento in cui ti concede la sua fiducia, te la concede a 360 gradi. È un po' un polpo. Vai! Da poco ha vinto il campionato regionale per portatori di handicap ed è diventato primo assoluto di categoria per il dorso e secondo assoluto per lo stile libero. Saluta a tutti i fan! Ciao! Ma tra le sue passioni c'è anche la musica italiana e soprattutto Tiziano Ferro. Tutto quel che posso, sono un vero osso, duro asso. Quella dell'X fragile è solo una delle circa 8.000 malattie rare conosciute. Si chiamano rare perché colpiscono meno di 5 persone su 10.000. Eppure gli X fragili in Europa sono circa 30 milioni e solo in Umbria ce ne sono 7.000, l'80% sono bambini. Un altro aspetto legato alla sindrome è la premutazione dell'X fragile che colpisce soprattutto le donne. Il rischio non è solo quello di tramandare la malattia, ma anche lo sviluppo di patologie come tremore o menopausa precoce. Dopo la diagnosi, la vita continua. La prima cura è l'integrazione sociale e il supporto dei genitori ed è per questo che nascono le associazioni. Quando parliamo di fragilità ci rendiamo conto del perché sia importante parlare di sindrome X fragile, perché in realtà la fragilità è una dimensione ontologica dell'essere umano, cioè tutti noi la sperimentiamo nel nostro percorso di vita. Da un anno anche in Umbria ha aperto la sezione territoriale per i malati della sindrome dell'X fragile e le referenti del progetto sono proprio la mamma e la zia di Alessandro. Vivere con l'X fragile non è una situazione semplice. La cosa all'inizio mi ha spaventato tanto, poi è diventata una consapevolezza che poteva esserci qualcosa di più, nel senso che potevo aiutarlo ad essere, tra virgolette, una persona come gli altri. La ricerca va avanti dal 1991, quando è stato scoperto questo gene. Ci sono terapie farmacologiche di supporto che curano alcuni sintomi come l'iperattività e una lieve epilessia, ma ancora non esiste una vera cura. Non abbiamo una pillola magica né una terapia genica, anche se la speranza è quella di poter finalmente, per esempio, aggiungere una copia sana del gene
nei neuroni per poterli rendere nuovamente normofunzionanti. Mentre si cerca il giusto farmaco o la molecola che manca, intanto i malati rari vanno a scuola, superano le proprie difficoltà, si innamorano e si sposano. In una sola parola, vivono.